Ed eccoci nuovamente in diretta, appunto, dopo aver ascoltato questa bellissima canzone di Simone Cristicchi, Ti regalare una rosa, e continuiamo con i nostri collegamenti, appunto, dopo Romina Falconi, che si è classificata in ottima posizione tra le nuove, tra i giovani ieri sera, appunto. Torniamo invece agli anni 60, nel 1960, appunto, in coppia con Gino Latilla partecipava al festival anche una grandissima voce, appunto, della storia della musica italiana, un personaggio che ha scritto tantissime pagine, appunto, Canore, appunto, nella storia della musica leggera, e tra l'altro anche del teatro, perché è stata negli ultimi anni spesso impegnata anche molte volte in teatro, specialmente qui, anche qui a Roma, e noi l'abbiamo intervistata più volte, tra l'altro sia come Radio Roma che come Italimedia.it, che è il portale, appunto, di cui sono direttore. E sto parlando di Miranda Martino, che appunto nel 60 cantò, appunto, a Sanremo con Gino, in coppia con Gino Latilla, di cui tra l'altro sentiremo più tardi la sua ex moglie, appunto, Carla Boni, con la canzone Vento pioggia, scarpe rotte. È vero? Buonasera, signora Miranda. Buonasera. Avete nominato la canzone principe del festival. Era una brutta canzone, però tutti dirmi, ma non è vero. Soprattutto dicono che è bella la canzone i collezionisti. Però... mi hanno detto un sacco di volte, ma perché dici che era brutta? No, ma era brutta. Non... eppure invece dice che è una canzone cult. Mamma mia, come fanno a dire una cosa del genere? Però l'ho fatta in maniera un po' isterica, adesso non mi ricordo, perché non aveva né capo né coda, insomma. La seconda canzone che cantavo, che era Invoco te di De Vita, era bella ed entrò in finale. Vento, pioggia, scarpe rotte non entrò in finale. Però questa qui è quella che più ricorre, appunto, forse perché l'ha cantata in coppia con Gino Latilla, che ormai era già un grosso big al festival. Ha fatto un po' la storia degli anni 50, del festival degli anni 50. Cioè, ricorre spesso questa canzone perché l'aveva fatta Latilla? No, nel senso che lei, forse, avendo la cantata con Latilla, spesso si... ma anche Invoco te mi pare che l'abbiamo fatta, l'ho fatta con Latilla. Non so perché praticamente forse fu l'anno in cui poi vinse Romantica, appunto, con Tony Dall'Ara e Renato Raschel. Sì, vinse Romantica, è vero. Poi ricordiamo, insomma, anche al secondo posto Teddy Reno con Domenico Modugno. E questo fu un anno un po' particolare per Sanremo, che forse fu il primo poi degli anni 60. Sì, il primo degli anni 60. Io ho fatto il 60, 59, 60 e 61. Ricordiamo poi l'organizzatore era il compianto, appunto, Ezio Radaelli, che poi ha portato avanti la sua storia musicale come organizzatore anche con il Cantagiro. E come no, ma Cantagiro ci fece fare gli azzurri della canzone, siamo andati a fare una tournée in America del Sud e del Nord. Facciamo molte cose, insomma. Ricordiamo un festival presentato, tra l'altro, quell'anno da Paolo, da un grande Paolo Ferrari, Enza Sampo anche. Perciò... ah sì, non che mi ricordo io. Non ricordo... ah, c'era Paolo Ferrari che presentava? Paolo Ferrari insieme a Enza Sampo. Sì, Enza me la ricordo bene, Paolo non me lo ricordo, vabbè, comunque. L'orchestra, tra l'altro, invece, diretta dal maestro Angelini, come un po' tutti i festival, appunto, dell'epoca, appunto, degli anni, da quando, dal primo, appunto, festival del, appunto, quando vinse, appunto, la Nilla Pizzi con Grazia dei Fiori, proprio il primo festival, appunto, il 29-30-31 gennaio. Ma il primo festival quando fu? Nel 54? Nel 1951, 29-30-31 gennaio, primo posto. Ecco, io vi voglio chiedere una cosa. Sì. Nel 51 era in televisione o era in radio? Era in radio nel 51. Ah, allora avevano ragione quelli che mi hanno chiamato, dice no, ma era in radio, non c'era la televisione. Infatti non c'era ancora la televisione, perché è nata esattamente a gennaio, il 3 gennaio del 1954, almeno le trasmissioni ufficiali... Ecco, quella invece in televisione era nel 54. Che tra l'altro la nascita della televisione, questa è una trasmissione che abbiamo già fatto anche a Radio Roma, la nascita della televisione effettivamente non ricorre esattamente il 3 gennaio del 1954, ma la RAI ha iniziato a trasmettere il 3 gennaio del 54. Ah sì, invece la televisione c'era addirittura quasi anche nel periodo del fascismo. Le prime trasmissioni furono fatte addirittura anche in Vaticano. La prima cioè parliamo di televisione. Poi la RAI ha cominciato a trasmettere, appunto, nel 54. Sì, questa sì, è una cosa. Perciò i primi tre anni del festival comunque furono mandati completamente in radio, fu una trasmissione radiofonica con grandi canzoni, tra l'altro ricordiamo Grazia dei Fiori, che ancora è un cavallo di battaglia, La Pizzi, una canzone storica. E al secondo anche posto anche Svertulata viene. Sì, poi arrivò al secondo posto, appunto, Nilla Pizzi con Achille, insomma, Togliani. Io nel 54 quando cantava a parte il 51 ero a Verona e facevo il liceo, poi nel 54 facevo il quarto magistrale al Vittoria Colonna di Roma, e poi nel 55 ho vinto il concorso alla RAI, insomma.
Certo. Bene, comunque, parliamo un po' della sua esperienza, signora Martino. Adesso esperienza abbiamo... del Sanremo? Di Sanremo, certo. Cosa ricorda di quella... Ho un ricordo molto velato, come se non fossi io che partecipavo a questa gara. L'ho vissuto con molto distacco, anche con paura, ma con molto distacco. Cantavo perché mi avevano mandato a cantare. Per esempio, La vita mi ha dato solo te nel 59, quando ho fatto il primo festival, che naturalmente non entrò in finale, la canzone era una canzone che avevo fatto. Sì. Insieme a Cula de Palma. Con l'aiuto de Palma, sì. Esatto. L'ho cantata perché avevo fatto io il provino, l'RCA lo mandò a Sanremo, l'avvocato Caiafa volle me per cantarla, ma io non ci pensavo, mi chiamò l'RCA, guardi che è così, eccetera, eccetera, benissimo, vado a farla, ma... Non l'ho fatta con la convinzione di vincere o di entrare in finale, la facevo e basta, ero un'esecutrice io, non una cantante che aveva lì la smania di arrivare, di fare, di diventare chissà chi. Quindi tutti i tre festival, però la delusione c'era perché non ero entrata in finale, e la delusione nel secondo uguale, non entrai in finale con Invoco Te, ma non... Non senza nessun tipo di premiazione. Invece l'entrata in finale è stata nel 61, chiaramente, nel 61, con una grandissima canzone con Umberto Bindi, con Mi dire chi sei, certo. Che rivaleggiava con la Mille Molle Blu di Mina, perché la Titanus, che era editrice di Lady Luna, che è un pezzo fra l'altro di Trovaioli e di Verde, avevano fatto una campagna pubblicitaria dicendo che io e Mina eravamo rivali a Sanremo, e invece quella che più pubblicizzarono non entrò in finale, questa Lady Luna, capito? Perché era un pezzo molto difficile, poco commerciale, poco popolare, molto difficile, mentre Non mi dire chi sei era più popolare, anche se anche quella era una canzone difficile, di grande estensione. A me davano sempre canzoni con delle estensioni pazzesche, e quindi... Infatti la formula di allora era quella anche di partecipare con più pezzi a Sanremo. Sì, infatti pensiamo come pensiamo soltanto al fatto che Nilla Pizzi, per esempio, mi sembra nel